Ciao e benvenuti in un nuovo video di Miss Biancuala, il canale di illuminazione dove ti insegno a applicare le geotrazioni in maniera corretta ed efficace nella tua vita. Io sono anche su Instagram e su Facebook, sono due canali coadiuvanti a supporto di questo qui di YouTube, specialmente su Instagram. Ogni giorno posto frasi mantra, meditazioni, video e soprattutto le storie del mio team Koala, le storie successe del mio team Koala per dimostrarvi che persone come voi, non alieni o chissà persone con superpoteri, manifestano ogni giorno ciò che desiderano, grazie ai miei insegnamenti e soprattutto alla loro forza di volontà e disciplina mentale. Inoltre è attivo un servizio di consulenza specializzata appunto nel rimuovere i blocchi, individuarli e rimuovere i blocchi che avete dentro di voi e che si frappongono fra voi e ciò che desiderate manifestare. È un prezzo piccolo scontato per un breve periodo, decine di volte l'hanno già utilizzato con successo e trovate il link di riferimento sia dei social che del servizio di consulenza cliccando qui sotto nel box informazione. E ora passiamo al video della settimana. Business. Allora, oggi parliamo del credo, no, del credo perché raga, infine è a base di tutto il credo. Proviamo a metterla in questo modo perché stamattina stavo a letto. Mi sono svegliata e l'universo mi ha suggerito questa cosa, mi ha suggerito, stavo riflettendo, vabbè, mattina faccio le mie meditazioni, le mie cose, stavo riflettendo, in realtà faccio, vivo una mia vita di meditazione, sulla questione, a tanti ancora sfugge la questione del credo, sfugge, e l'universo mi ha suggerito in questo modo di cercare di spiegarlo. I vostri credo sono praticamente la vostra identità, nel senso che quando voi avete un credo, voi state affermando il famoso io sono, I am, io sono, nel senso che se io ad esempio ho il credo di essere, ne so, brutta, esteticamente brutta o brutto, io sto affermando inconsciamente, sto affermando al mondo esterno, io sono brutta, lo sto affermando come voi affermate di essere, ne so, io sono Matteo, io sono italiano, io ho 24, cioè state, ogni volta che voi affermate qualche cosa, voi stessi state componendo un'identità, l'identità è come un patchwork, come un puzzle, si compone di tante caselle che formano insieme tutta l'immagine, la casellina del chi sono lavorativamente, del chi sono a livello di persona fisica, di che sono a livello di persona caratteristica. Voi definite ogni volta quando vi presentate al mondo, alla realtà, voi definite in maniera esplicita ed implicita voi stessi. Nella serie esplicita, ad esempio, ciao, piacere, io sono Marco e ho 24 anni, sono di Milano e lavoro come al call center, come agente al call center. Oppure, questo esplicitamente, implicitamente, sono una persona che so sulle difese perché sono una persona estremamente timida, non lo dite, ma quando si vede lo emanate perché siete impacciati, vi invitano a una festa e voi fate carta parate, oppure no, guarda, non ci vengo, grazie, preferisco, sono introverso. Praticamente voi quando affermate qualche cosa di voi stessi, voi l'affermate in maniera esplicita e implicita. Esplicita, piacere. Mi chiamo Marco, ho 24 anni, sono di Milano e lavoro in un call center. Questa è la cosa esplicita, implicita. Oh, ciao Marco, che ti va di venire a una festa? No, guarda, grazie, no, oggi no. La verità è che io odio le feste, sono un introverso, anche timido, faccio carta parata alle feste, quindi non ci vado. Ok? Però, comunque sia, questo è un'altra parte di voi stessi che emanate, perché siamo tutti interconnessi, tutti interconnessi, tutti collegati, tutti uno, al mondo. Quindi quando una persona comunque sia, andate ad esempio a una festa, cioè andate posta festa, voi se vedete, cioè lontano un miglio che siete un pesce fuor d'acqua, che state lì in un angolo, magari state a braccia conserte, che ne so, capite? Ok? Quindi emanate a livello implicito, cioè non è esplicito che voi dite o io so timido, no, voi a livello implicito lo comunicate comunque agli altri perché energicamente voi lo comunicate agli altri, però non glielo dite verbalmente, ok? Perfetto. Quindi voi, i vostri credo, perché anche quelli sono dei credo, dici no, io sono timido, no. Io per decenni mi sono definita una timida mi sono definita.
Perché il mio credo era semplicemente la mia timidezza era dettata da, quindi la mia identità, come mi definivo, io sono timida, derivava dai miei credo madre, che era per forza che sei timida perché sei brutta, sei antipatica, sei invisibile, non meriti di esistere e quindi è normale che sei timida perché tu stessa ti tieni al di fuori della festa, del mondo proprio, al di fuori perché vuoi evitare che la gente venga a te e ti rivenga a dire: ammazza quanto sei brutta, ammazza quanto sei antipatica, ammazza meriti di esistere, capito? Quindi ti bolli e dici: sono timida così a priori e nessuno mi rompe il cazzo, cioè sono timida. Ma quando ho cambiato quei credo, quindi ho cominciato a affermare diversamente, io adesso non mi definisco più una timida e le persone non mi sentono più a livello implicito che sono una timida, anzi mi dicono: sei il centro della festa, sei il centro della festa. Quando arrivi te l'aria cambia, cioè diventi il centro della festa perché ho cambiato i miei credo, capito? Quindi ho cambiato la mia identità. Quello che sto cercando di dirvi è che voi avete come una quando voi vi presentate al mondo, alle persone, voi vi presentate in maniera esplicita e implicita, come se date una sorta di libretto di istruzioni di voi stessi alle persone, ok? Cose dette e non dette. Sono questo, questo e questo, in base ai miei credo. Ora dici: vabbè, ma io mi chiamo Marco. Ma metti che domani mattina sei stato Marco per 24 anni. Domani mattina arriva tua madre e ti dice: guarda, ci ho detto la verità. Una cosa ci ho detto. La verità è che tu non ti chiami Marco, cioè ti chiami, ma che ne so, Luigi. E guarda, ti devo dire la verità, sei manco nata a Milano, in realtà, cioè ci siamo trasferiti a Milano non c'avevi 2 anni, sei nato, che ne so, a Catania, oppure a Bologna, a Firenze, ecco, così. No? Cioè, voi avete creduto per 24 anni e vi siete presentati per 24 anni? La cosa che a me mi metteva più, forse angoscia, forse angoscia, era che praticamente io conoscevo delle cose del mondo in base a quelle che mi erano state dette. Ma era vero? Cioè io, regà, io sono come Fox Mulder di X-File. Cioè io indagavo tutto quanto, indagavo. Cioè vorrei credere, però siccome conosco come funziona questo mondo non è che credo tanto, non è che credo tanto. Quindi praticamente mi portava a dire: io sono questo, questo e questo, ma sarà vero? E questa è stata la mia salvezza. Ma non perché vi dovete svegliare domani mattina e dire: ah mamma, che mi chiamo davvero Marco, ma che davvero sono... No. È stato, l'ho usata a favore dei miei credo. Quando io ho cominciato a dire: ok, qual è il credo che io ho, che ho individuato, che sono, che ne so, una nullità, mi è stato passato dai miei genitori, ok, e io ci ho creduto logicamente ai miei genitori che mi hanno partorito, che mi hanno creato e partorito, quindi cioè che io sono quello, perché un genitore dice quello, quindi devo essere per forza questo. Però ho cominciato a dirmi: ma è davvero così? È davvero così? Sono davvero una nullità? Questo mi ha aiutato l'indagare sul: ok, questa è la mia identità, sono una nullità, quindi fa parte della mia identità con cui io mi presento a livello esplicito e implicito al mondo, all'esterno. Ma è davvero vero? Quello che vi sto dicendo è che non vi dovete svegliare mattina e dire: ma mi chiamo davvero Fabrizio? Ma ho davvero 24 anni? Ma sono davvero di Milano? No, no. Svegliatevi domani mattina e di: ok, qual è il mio credo negativo? Che so brutto, ma so davvero così? So davvero brutto? Chi mi ha detto che so brutto? Ma sarà davvero così per 7 miliardi di persone? È davvero così? Un giorno stavo riflettendo con l'universo. L'universo mi disse: ti faccio una domanda, ma tu sei convinta che a 7 miliardi di persone, oltre a 7 miliardi di persone su questa faccia terra, piaccia tutti, 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 tutti il colore blu? E la mia risposta fu: no, assolutamente no. C'è chi piacerà, c'è chi non piacerà, c'è chi non gli farà caldo e freddo e così via. Però non è che tutti di base. Quindi la questione è che questo mi aiutò a rompere con i credo, a dire: ci saranno persone che magari mi guarderanno e mi diranno, ma ci saranno persone che mi guarderanno e diranno: ammazza e gnocca. Cioè, a 7 miliardi di persone non piace a tutti il colore blu. A 7 miliardi di persone non piace a tutti il colore blu. Quindi questo mio domandarmi in continuazione a dire: ma è vero quello che mi è stato detto? 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 Mi ha aiutato a risvegliarmi, perché i vostri credo rappresentano la vostra identità e come vi presentate al mondo. Io sono questo. E torno a ripetere, non sto parlando del vostro nome e cognome, vi ho fatto un paragone, appunto, una metafora, vi sto parlando di come quello che voi dite. Io non sono abbastanza in questo, io non sono abbastanza in quello per poter avere questo, per poter ricevere questo, per poter fare esperienza di questo.
ad esempio, io ho sempre zoppicato in ambito del lavoro, nell'ambito dei soldi, perché io mi sentivo meno della merda. Quindi è il mio credo, quindi la mia, come se su una carta d'identità ci fosse scritto Giordano a merda. Quindi io mi presentavo e tipo la Fantozzi, Giordano a merda. Al mondo, cioè, qual è Giordano a merda? Ma quando ho cominciato a dirmi, ok, questo credo che è la mia identità in questo preciso istante, che sta appunto producendo la mia realtà, perché il credo crea la realtà, il credo il seme e la realtà il germogliato, il credo attrae a te persone, circostanze, eventi che compongono la tua realtà, l'attrae a te. Quindi mi sono detta, ma sarà davvero così? Ho cominciato a farmi le domande, ma sarà davvero così? Se, cioè, cominciare a diventare dubbiosi verso i vostri credo negativi, a dirvi, ok, qual è il credo negativo che ho? Che sono brutto, che non sono abbastanza, che non sono capace, che non sono in questo e questo? Sarà davvero così? Farà davvero parte della mia identità? Sarà davvero così? Comincia a fare i Fox Mulder della situazione. Andate a fare i Fox Mulder della situazione. Sarà davvero così? Cioè, datemi veramente, comincia a dire, voglio credere, però devo prima indagare, come la grande Fox. Voglio credere, ma prima devo indagare, ragazzi. Cioè, io voglio credere, ma devo prima indagare. Ecco, fate questo con i vostri credo che compongono la vostra identità, andate a indagare. Sarà davvero così? Sarò davvero così? Chi me l'ha detto? Come si è formato questo credo? Quando si è formato questo credo? E anche non riuscite a risalirci, perché ci sono dei credo così antichi che voi non riuscite a risalirci. Comunque, da qualche parte si è formato. Vabbè, non me ne frega niente, pure che non riesco a rintracciare, o anche non lo voglio rintracciare. Magari non volete proprio rintracciare, non volete rivivere quella scena, quella circostanza in cui si è formato quel credo. Non importa, comunque so che c'è e che compone la mia identità. Ma a oggi, a oggi, a oggi è così, a oggi è ancora così, a oggi io so ancora, mi definisco ancora una timida perché mi sento una nullità? No, non mi sento una nullità e tutto sommato no. Non so più questo, boom, fine. Cambiate identità. È come se, torno a ripetere metaforicamente, Vesvea dice: ma io so, mi chiamo davvero Lorenzo? Oppure no, è come dice Sartre documento che mi chiamo Matteo. Cioè, capite? Fate questo? No. Allora è come questo documento? No, cioè, per 20 anni mi sono chiamato Lorenzo, ma la verità è che mi chiamo Matteo. Cioè, capite? Quindi per 20 anni mi sono definito un mostro, brutto, un cesso. Ma a realtà dei fatti invece no, sono una persona normale, con le mie cose, con la mia bellezza, che è diversa agli altri, perché sennò l'universo ci avrebbe fatto tutti quanti clonati, identici, se avesse voluto solo una tipologia di bellezza, tipologia di tutto. Guardate il mondo, la natura. Quanta diversità c'è? Diversità, cioè non c'è un solo frutto, non c'è una sola pianta, non c'è un solo animale, non c'è una sola cosa che è uguale all'altra. Cioè, la vostra stessa impronta digitale è differente da tutte quelle degli altri. Cioè, l'universo ama la diversità, l'universo ama diversità, l'universo ama la diversità, o meglio ancora, l'universo ama l'unicità. Ogni persona è un universo, ogni persona è unica nel suo genere, irripetibile, non ci sono nessuno sulla faccia di terra come voi, mai nessuno sulla faccia di terra come voi. Ecco perché siete importantissimi per l'universo. Per l'universo siete importanti, non per quello che fate, ma siete importanti perché esistete. Per l'universo siete importanti perché esistete. Per l'universo siete importanti perché esistete, non per quello che fate nella vostra vita. No, no, perché esistete su sto piano terreno e continuerete ad essere importanti anche quando esisterete dopo, sia prima che dopo, che nel mentre, voi siete importanti per quello che siete, un mix unico, irripetibile, che non ci sarà mai, non ci sarà mai più, non si ripeterà mai più, non si ripeterà mai più quel mix unico. Che siete? Voi siete importanti, importanti. Capite? Eh? È fra di noi che ci sminuiamo, è fra di noi che ci spezzettiamo, è fra di noi che, come diceva il maestro Gesù, stiamo lì a guardare la pagliuzza nell'occhio del fratello. È fra di noi che stiamo lì a puntare le dita, a puntare verso gli altri. Sempre così. Noi ci facciamo a pezzi, a brandelli, ma in realtà siamo un essere, ogni persona è unica a sé, unica nella sua fisicità, unica nel suo mix caratteriale, spirituale, unica, un mix unico, un cocktail, ecco, un bel cocktail unico. L'ho detto a 11:11 mentre il coso registrava che erano 11:11 minuti che stavo registrando. Siete un cocktail unico.
L'universo vi ha scegrato, è il bartender che vi ha creato e siete unici, ok? Questo voglio dirvi. E niente, concludo, andate a riflettere su questo, andate a riflettere che i vostri credo compongono la vostra identità, compongono chi siete a livello implicito ed esplicito, implicito ed esplicito. Andate a riflettere su questo. La vostra realtà è composta da ciò che siete, da ciò in cui credete, ciò in cui credete siete ciò che siete. Perché se io credo di essere un mostro, non andrò ad esempio, e cioè il vostro credo vi fa fare certe azioni, vi fa scegliere certe azioni, perché se io mi credo un mostro, non andrò a chiedere a Tizio di uscire con me, perché io mi sento un mostro, quindi già so che Tizio mi dirà, ma manco morto, ma piuttosto c'è anche mo taglio, ma che scherzi, quindi io neanche ci provo. Se io mi sento una fallita, non proverò neanche a candidarmi per quell'azienda, perché già so che l'azienda guarderà il mio cuore e mi dirà: vabbè, fammi vedere qualcos'altro. Cioè, o se farò un colloquio sarà tipo: eh sì, le faremo sapere. Arrivederci. Mamma, chi te se incula? Ciao, avanti al prossimo. Capite? Quindi non farete certe cose, non farete. Non farete certe cose perché non rientreranno nel concetto di identità che avete verso voi stessi. Io mi chiamo Giada, non vado in giro a dire che mi chiamo, che ne so, Gioia, perché mi chiamo Giada. Quindi non, il mio credo, che è che mi chiamo Giada, non mi porta ad andare in giro a dire qual è il suo nome? Giada, scusa, Gioia, Gioia, qual è il mio nome? Gioia. Cioè, mi viene in automatico dire ovviamente Giada, non mi porterà a dire mi chiamo Gioia, ok? Non mi porterà a dire il mio credo è uno. E quindi cosa, l'azione corrisponderà perfettamente al mio credo. Un momento, ragazzi, guarda. Il mio credo è uno e il credo è uno, l'azione corrisponderà al credo. Ho bisogno del caffè. Ho bisogno del caffè e poi devo andarmi a scrivere le cose che in questo momento mi stanno... mi stanno scendendo. E niente, insomma, questo. Ok? Se io credo una X cosa, ci sarà la corrispondenza alla realtà di X cosa, cioè, non l'incontrario. Se io credo essere brutta, non andrò a chiedere al più bello, che ne so, da scuola di uscire con me, perché so già che in partenza però è fallimento. Ok? Fallimento. Se mi sento una gran figa, ovviamente ci andrò. Ma se mi sento brutta, la mia azione corrisponderà appunto alla realtà dei fatti che io non vado a chiedere. O meglio, se prendo che magari ci provo, so già che otterrò, e quello otterrò, perché quello è il mio credo, otterrò quello che... Cosa usci con te? No! Capite? Il credo è la vostra identità. Il credo è la mia identità. I credo sono la mia identità, compongono la mia identità. Yeah! Oh yeah! Pollice in su, iscrivetevi al canale, e mo' vado a farmi un caffè perché è una po'... bisogno, ho avuto un'accelerazione, raga, mentre faccio i video e quindi tutto qua. Facciamo amore ed energia.